most annoying sound in the world. Benvenuti ragazzi da Substar 87 in questo nuovo video di War Thunder. Allora, questo gioco in pratica l'ho trovato dentro il PlayStation Network, gratuito. Ho detto dai, proviamolo, visto che l'avevo visto giocare anche da Ciccio Gamer 89, che lo seguo. Ho detto dai, proviamo, non mi sembra male. Quindi l'ho scaricato e stamattina ho fatto alcune missioni online, cioè alcune partite online. E ho notato che nella sezione del menu, in questo gioco di guerra che si evolve nell'anno della guerra, diciamo nel 1940, eccetera, eccetera, ci sono anche le missioni singole. E noto qua che c'è tipo la battaglia di Gran Bretagna e tante altre. Battaglia d'Inghilterra. Ruhr. Sembra che la missione singola non si possa iniziare a meno che non si acquistano veicoli acquistati. Ah, bisogna acquistare dei veicoli. Niente, andiamo a fare campagna dinamica. Ok, la campagna dinamica si può fare, altrimenti si va direttamente all'attacco. In questo caso c'è da attendere tipo il tempo d'attesa. Però è molto carino, molto carino. Ci sono sia tantissimi tipi di aerei che si possono sbloccare oppure acquistare con i money, e bisogna distruggere in pratica anche i macchinari di terra, tipo i carri armati, tipo in questo obiettivo della missione bisogna distruggere i veicoli a terra. Abbiamo in dotazione 3 aerei, possiamo sbloccarne altre comprandoli con i soldi, con il leone, che sarebbero i soldi, che ho 35k. E partiamo con questi 3 aerei dove ci sono tutte le informazioni. Questi due hanno dei proiettili offensivi da 7,62 mm. Parto con questi due e parto con questo. Per essere un gioco gratuito, ragazzi, secondo me è accettabile. Poi c'è l'online, ci sono anche altri giocatori. Adesso scoprirò come fare le missioni, poi ne porterò anche altri. Si vede in terza persona oppure con triangolo si mette in prima persona. Qua c'è tipo il cannone, qua c'è tipo un'altra visuale. Ok, allora, visto che bisogna distruggere i veicoli da terra, andiamo a farli fuori. Con quadrato si ci si avvicina. Wow, per un pelo. Schiantato. Allora, andiamo a prendere sempre questo, che è quello un po' più lento. Allora, la lampadina sono i punti esperienza, il leone sono i soldi e 231 l'aquila. Non ho ancora capito bene cosa sono, però si possono acquistare tipo dell'oggettistica, dei potenziamenti, quella roba lì. Allora, proviamo. Andare sto qui con la levetta destra, tirandola in avanti si accelera, tirandola indietro si diminuisce la velocità. Mm.
Non è male come gioco, dai. Chi c'è questo qua? Un chilometro. Colpito, anche se stava già fumando. Comunque, ce ne sono di aerei, ci sono sti server che hanno veramente tanto posto. Non vorrei sbagliarmi, ma penso di aver visto tipo una quindicina di aerei a testa. E non è male per niente, pensandoci. Visto che tutti volano, i paesaggi sono veramente grandi. Ricordandosi che è sempre gratuito. Allora, questo è di terra. Distrutto. Allora, andiamo a vedere la mappina. Qua ce n'è uno. Andiamo a prendere lui qua. Il pallino bianco, quello oltre l'aereo, bisogna sparare lì per colpirli. Qualcuno mi ha colpito, c'ho l'ala. Ho il motore che fuma. Dai, che lo abbattiamo, dai. Arma inceppata, munizioni esaurite. Quando si esauriscono le munizioni bisogna aspettare un po'. Ok, mi danno 1000 colpi. Ah, si può anche atterrare, che figata. Questi si sono scontrati, oh, incredibile. No, è bello, dai. Per essere gratuito è bellino. Cavolo, mi schianto sempre. Ok, ultimo viaggio con l'ultimo aereo, quello un po' più rapido. Poi le due linette, quelle... quelle blu e rosse che stanno in mezzo sotto alla scritta War Thunder, ho scoperto che in pratica sono i punti delle due varie missioni. Più scende, chi prima scende prima perde. Ecco così. Take down the ground force. Dobbiamo attaccare i nemici di terra, dice sto qua. Colpito. E cavoli, sti piccolini vanno veloci, eh. Allora, in alto a sinistra c'è la guida manuale che tipo se metto su va a 110%, se tiro giù cala la potenza, la velocità e l'altitudine. E sotto l'istruttore non ho ancora capito molto bene cosa sia. Qua sta venendo verso di noi. Abbiamo vinto, ragazzi. Avete visto che c'è la lineetta blu? Che ce n'è ancora un po', e il rosso è calato. Ecco. Questa è stata una partita online. Appena riesco a sbloccare le missioni singole, porterò anche delle missioni singole. E se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un pollicione in su. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!